apparizione dell'angelo, capito? Tutta bella profumata, truccata, pettinata, bellissima, bellissima. Sali in macchina, sei l'uomo più felice del mondo e vai, e vai. Vai, vai, perché devi andare. Il sabato o la domenica devi andare. E vai in macchina e tutto tranquillamente fai tutte le strade e a un certo punto scatta il semaforo rosso. In quel momento, perché è sabato o domenica, non uscite solo voi due. E di femmina non c'è solo la tua ragazza. Perché apro una parentesi, tu quando esci con la ragazza tua, devi guardare nel vuoto. Devi camminare così. La devi ascoltare, parlare, rispondere, la devi capire, devi stare attento a non cascare, ma a lei questo non gli interessa. Chiusa parentesi, questo è quello che fate, perché... Allora, in quel momento del semaforo rosso eravamo arrivati attraverso una strada un gruppo di ragazze, non vi dico come stavano vestite. Allora, parentesi, ragazzi, non vi mettete gli occhiali da sole grosso così, con le stanghe così, tanto mi vedono lo stesso! In quel momento tu già lo sai, e già nella macchina silenzio di tomba, pure lo stereo si spegne da solo. Si sente un rumore strano, tipo... Ancora non hai finito di pagare la dalla macchina, ci muove. Che sarà mai? Però lei spera che sia la macchina. Con la cosa dell'occhio invece accorgi che la ragazza tu sul cruscotto con la mano... E tu già là stai, non sei più, perché tu c'avevi, eri andato a prendere un angelo, adesso c'hai una bestia immonda per fianco, stai lì che non sai più che fare, cioè cerchi di ricordare la procedura usata dal prete del film L'Esorcista, perché c'hai il rosario e tutto, cerchi di prendere, ma in quel momento non lo trovi, perché stai talmente spasato col cervello, perché lo sai, che non puoi sfuggire, potresti non dire nulla, ma ve lo consiglio, perché... Quando c'è questa trasformazione, lo sapete bene che va avanti per giorni e giorni e giorni. Allora dici, sarà perché, capito, hai fatto tutto il viaggio, c'hai in bocca, sei costipato, perché non le puoi fare. Perché noi uomini le facciamo le puzzette, eh? Cioè, se no che là non mi dà da fare gli abramacic, ci stanno a posto. Allora, tu fai già tutto, la prima cosa che ti viene in mente è... Quella. Madonna. I semafori non scattano mai. Che in quel momento dovresti prendere a scarpare da sola un fascio, così tu perché lo sai che hai due possibilità. La prima, la tua ragazza si mette a dire una caterva di parole, tutte una dietro l'altra, velocissimamente, che tu non capisci niente, ma ti senti sempre una monnezza, tipo... E finiscono sempre... Io non lo so! E se non lo sai, non lo posso sapere! Voi siete micidiali proprio! Oppure, cosa che fanno tutti? Si chiede... Che hai, amo? Vi siete giocati la libertà, perché questo lo fate tutte, ma alzo in piedi, perché qua lo fate tutte. Alla domanda che hai, amo, da così che stavate, ci pensate? Niente. Significa, questa la metto tra le cose che ti farò pagare, prima o poi la sconti. Nella passata liscia, ma... Io, modestamente, so la soluzione, c'ho la soluzione, perché bisogna ingegnarsi. Tu? Che dice? Allora, e dammi tempo, no? Allora, se manco mi fai parlare... Allora, tu la prendi... Per mano, così, no? La prendi, perché la devi staccare dal cruscotto. Un po' di sgrippante. La pigli, la metti fuori e gli dici, vetrine! Il paese dei balocchi non...
però sei calmo. Questo fa le domande, viene a stare male.